Benvenuti a tutti, benvenuti a coloro che ci stanno seguendo per questo ciclo di incontri Quanti, promosso da Ago Modena Fabbriche Culturali. Oggi proseguiamo con un appuntamento dal titolo volutamente provocatorio e in qualche modo anche, se volete, contraddittorio, ma sarà l'oggetto appunto della nostra navigazione oggi. Manoscritti a macchina, cercheremo di capire cosa si cela dietro questa strana contraddizione, accostamento di termini e per fare questo do il benvenuto di nuovo a tutti. Lo faremo con due ospiti che vado subito a introdurre prima di spiegare brevemente come sarà organizzata la nostra conversazione di oggi. I nostri ospiti a cui do il benvenuto sono Sara Tonelli e Lorenzo Baraldi. Benvenuta Sara e benvenuta anche a Lorenzo. Buonasera, grazie. Benvenuti tra di noi per questa conversazione. Sara Tonelli, appena due parole introduttive, si occupa di Digital Humanities e coordina un'unità di ricerca di Digital Humanities presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento e sta sviluppando appunto da diversi anni ormai progetti legati alle nuove frontiere dell'umanesimo digitale. Di formazione invece più squisitamente informatica è Lorenzo Baraldi, ingegnere informatico presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nonché vice direttore del Centro sulle Digital Humanities dell'Università stessa di Modena e Reggio Emilia, e a cui do il benvenuto. E entrambi si occupano in realtà di oggetti simili o di frontiere in qualche modo simili, ed è interessante quello che cercheremo di capire, sondare come oggi appunto una formazione umanistica e una formazione più tecnica legata appunto all'ingegneria informatica si possano in realtà esercitare e incontrare su oggetti molto simili. Per condurre questa breve conversazione, che spero più possibile, come dire, interattiva e accessibile a un pubblico anche non specialistico, cercheremo di usare una sorta di una chiave di navigazione semplificata per molti aspetti, ma anche che vuole giocare anche su delle suggestioni, che sono le suggestioni legate appunto alla nostra contemporaneità. Lo faremo attraverso tre immagini che chiederò ai nostri ospiti di commentare, che appunto ci serviranno per esplorare i temi che oggi cercheremo appunto di approfondire. Chiederei subito quindi di passare alla prima di queste immagini, come vedete un occhio umano, e senza troppi commenti chiederei per primo appunto di intervenire a Lorenzo Baraldi per chiedergli, diciamo a commento di questa immagine, se volete, una cosa molto, molto, molto semplice e allo stesso tempo forse un po' strana, cioè: un occhio umano e un occhio di una macchina vedono alla stessa maniera, sono lo stesso occhio? Quali sono i confini e le differenze tra questi due modi di vedere e quindi poi di codificare e di interpretare la realtà? A te, Lorenzo. Grazie mille. Intanto buonasera a tutti. Allora, sì, effettivamente diciamo che anche le macchine hanno gli occhi da un certo punto di vista, nel senso che così come noi abbiamo l'occhio umano, insomma, come organo che ci permette la visione, quindi ci consente di vedere, di percepire il mondo intorno a noi, e chiaramente esiste, diciamo, un clone, tra virgolette, tecnologico dell'occhio, che è la telecamera. E chiaramente le telecamere ci permettono di acquisire informazione visuale, cioè ci permettono di un po' trasformare quello che si vede nella realtà in pixel, quindi in un'informazione che può essere elaborato da un calcolatore. Però se ci pensiamo, in realtà la nostra capacità di vedere non è solo percezione, quindi non è solo riuscire a fare quello che fa la telecamera, ma va molto oltre, ed è un'attività di comprensione che viene svolta dal cervello. Cioè il nostro cervello sì, percepisce, però poi esegue anche dei compiti di comprensione su quello che vede, cioè se io mi guardo intorno riconosco le persone, riconosco gli oggetti, vedo il movimento, capisco in che direzione le persone si stanno muovendo, eccetera, quindi riesco a fare delle operazioni di comprensione di fatto su queste informazioni. In informatica c'è un po' anche qui il, tra virgolette, clone, e il clone si chiama visione artificiale,
ed è quella disciplina che si occupa di prendere l'informazione visuale catturata da telecamera o da macchine fotografiche, insomma da qualunque dispositivo, e di fare su di esse dei compiti di comprensione automatizzata, cercando di, tra virgolette, insomma, con tutti i se e tutti i ma, di replicare per quanto possibile le capacità di comprensione che ha il cervello umano. Quindi c'è una parte di acquisizione, che è quella forse insomma un po' più semplice, a cui siamo abituati tutti, nel senso che ce l'abbiamo tutti sul nostro smartphone piuttosto che nella macchina fotografica, insomma, quando guardiamo le immagini che troviamo in internet, e poi c'è una parte, diciamo, più algoritmica, che è quella che tenta di recuperare questo aspetto di comprensione. Ed è un po' la parte più di frontiera, più di ricerca, proprio perché è la parte più complicata, cioè riuscire a emulare questi meccanismi di comprensione di ciò che vediamo, è particolarmente complesso ed è qualcosa insomma, su cui la visione artificiale lavora da decenni e su cui solo, devo dire, negli ultimi anni si sono raggiunti risultati effettivamente degni di nota e importanti, nel senso che oggi abbiamo, non so, algoritmi che possono riconoscere gli oggetti che ci sono sulla scena, possono riconoscere feature visuali anche di livello complesso, e questo è una parte di, diciamo così, di comprensione automatica del contenuto che viene svolta normalmente tramite algoritmi di visione di intelligenza artificiale. Quindi tentano di un po' recuperare questa abilità, questa capacità di vedere per come noi intendiamo vedere nella vita di tutti i giorni, che quindi non è solo percepire, ma è anche comprendere quello che c'è poi dentro l'immagine. E non so, Matteo, se volevi insomma integrare tu o spingermi qualche... No, mi sembra che sottolineo solo una cosa di quello che hai detto, cioè noi intendiamo spesso l'occhio che vede come quasi una sorta di riflesso meccanico, no? di una luce che rimbalza in qualche modo su un sistema nervoso che poi codifica, quasi che fosse un procedimento meccanico, e così in qualche modo ci potrebbe sembrare che anche il computer che vede, la dico in maniera ovviamente suggestiva, di nuovo agisca in maniera meccanica. In realtà né l'occhio umano né l'occhio virtuale di fatto agiscono in modo così meccanico come noi tendiamo magari in una visione più semplificata a credere, perché come ci hai detto, e devo dire questo diciamo apre poi anche a una serie di scenari che adesso cercheremo di vedere, implica l'esistenza di reti in realtà di comprensione, di impulsi che sono meccanici, fisici o se vogliamo naturali. E in realtà però hanno bisogno di una mediazione che per noi è quasi spontanea, è quella del cervello, come richiamavi tu, e però anche per i computer tutto sommato non è spontanea, è bisogno di un cervello che deve essere in qualche modo allenato, e questa è una sfida, devo dire, che oltre a umanisti in senso stretto e informatici o ingegneri, chiama in causa, devo dire, anche competenze come quelle delle neuroscienze, quindi anche le frontiere davvero più sfidanti della medicina, della comprensione dell'essere umano e del suo funzionamento anche psichico e comportamentale. Questo, diciamo, mi dà l'aggancio in realtà per passare alla seconda immagine, su cui chiederei ancora a te, Lorenzo, di soffermarci per poi chiedere un commento a Sara aggiuntivo. Hai parlato appunto, abbiamo parlato di un occhio che vede, che in qualche modo riceve degli impulsi, questi impulsi possono essere codificati in pixel in qualche modo, tu dicevi, o comunque possono essere tradotti e decodificati in qualche modo anche ad uso delle macchine, in questo caso i computer. In realtà l'uomo in qualche modo fa questa operazione più o meno da quando ha imparato a scrivere, o meglio ha deciso di voler scrivere e di volere dotarsi di uno strumento che anche oggi è per noi qualcosa di scontato, perché ormai è quotidiano ed è quotidiano anche nella sua versione ormai digitale, digitalizzata, ma che in realtà non è scontato, che è appunto l'alfabeto.
che è un oggetto che si muove, che cambia, cambia nel tempo, cambia nella storia degli uomini, cambia nelle culture degli uomini, a seconda della loro come dire, latitudine e longitudine. Questa immagine in qualche modo ci fa vedere come alcuni alfabeti, tra i tantissimi altri che l'umanità ha inventato e di cui si è dotata, si sono evoluti. Mi chiedo e ti chiedo, prima a te e poi appunto chiederei anche a Sara un commento su questo, qual è il passaggio che noi facciamo in maniera, come dire, ormai interiorizzata e quindi riflessa, ma qual è il passaggio necessario per un computer, per una macchina, per passare da un impulso luminoso, quindi dallo stimolo che può ricevere un occhio, artificiale o umano che sia, a una decodifica di un senso diverso, che è un senso in questo caso fonetico mediato da un segno. Quindi ti chiederei su questo se, che è un po' un passaggio successivo rispetto all'occhio che abbiamo visto prima, se ci puoi accompagnare, perché è un passaggio appunto in realtà dirimente per capire come mai i manoscritti possono essere manoscritti dalle macchine. Esatto. No, infatti magari si pensa, insomma, comunemente che il problema non esista, ma se noi prendiamo un testo manoscritto o anche che sia stato stampato a mano, in realtà non è importante, e lo digitalizziamo facendone una scansione o facendoci una fotografia sopra, in realtà quello che otteniamo non è nient'altro che quell'insieme di pixel che dicevamo prima, cioè è una rappresentazione dell'informazione che è molto lontana da quella che poi abbiamo nel nostro cervello quando invece guardiamo lo stesso pezzo di manoscritto in cui cominciamo a leggere quello che c'è scritto dentro e cominciamo quindi a dargli senso e significato. Quella rappresentazione fatta da una serie di pixel ci permette di riprodurre il documento, di vederlo, ma non ci permette di comprenderlo. Quello che fatto all'interno del DHMORE e insomma di cui insomma anche ci si occupa a livello internazionale quando si parla di riconoscimento della scrittura manoscritta in particolare è proprio sviluppare degli algoritmi che partendo dall'immagine svolgono un compito di comprensione e di astrazione di quello che visualmente si vede all'interno dell'immagine per andare a trascrivere quello che andare a leggere quello che c'è all'interno del documento. Quindi se pensiamo, non lo so, a una lettera o una riga manoscritta, quella sequenza di pixel neri che sono stati tracciati dall'autore quando ha scritto sulla carta vengono tradotti in una serie di lettere digitali, quelle diciamo che troviamo su Word quando scriviamo un documento. E chiaramente questo passaggio tra i due mondi che magari ci può sembrare anche banale perché il nostro cervello lo fa in maniera molto automatica e quasi senza rendersene conto, in realtà è un vantaggio che poi tecnicamente apre una serie infinita di possibilità, cioè passiamo da un mondo in cui ci sono dei pixel che non vogliono dire nulla in sé per sé, nel senso che da lì possibile estrarre praticamente nulla in maniera non faticosa, diciamo, cioè senza utilizzare degli algoritmi di compressione automatica, a un mondo in cui invece abbiamo un testo digitale, abbiamo delle lettere digitali, quindi da lì poi ci possiamo immaginare un sacco di operazioni che vanno dalla ricerca, passando per task anche di comprensione molto più alta e automatizzata. Quel processo che parte dai pixel e che arriva alla digitalizzazione del testo, intesa proprio come lettura del testo e trasferimento su caratteri digitali, e quindi di fatto comprensibile a una macchina, è quel task che si chiama riconoscimento della scrittura manoscritta o writing recognition, e che è una delle branche della visione artificiale, è un task che una famiglia di algoritmi, diciamo, che esiste da tempo e che si occupa proprio di fare questo passaggio. E devo dire che come tutta la visione artificiale, anche l'handwriting recognition, che è un task decisamente non banale della visione, e negli ultimi tempi ha, diciamo dal punto di vista tecnico, assistito a una grande innovazione, nel senso che
negli ultimi 8-9 anni il dominio della visione è stato in qualche modo investito dalle reti neurali, cioè mentre prima si lavorava con algoritmi piuttosto tradizionali in cui insomma, il programmatore andava a definire il comportamento esatto della macchina su ogni pixel, eccetera, per cui insomma riusciva a fare molto poco di fatto, perché il punto è che non è facile capire in maniera dettagliata esattamente come debba funzionare il processo di comprensione, cioè noi lo facciamo in maniera molto automatizzata perché il nostro cervello lo ha imparato a fare, lo sa fare, ma non lo sapremo descrivere in termini analitici. E si è passati da questo schema a uno schema tra virgolette a reti neurali o a deep learning, per chi insomma, è un po' più familiare con questo termine, in cui sostanzialmente il programmatore o il ricercatore o l'ingegnere che lavora definisce una classe di algoritmi, definisce una struttura neurale che va a comprendere l'immagine e poi ha al proprio interno una serie molto grande di parametri che vengono allenati tramite un processo che si chiama training a partire da dati. Quindi si dice che le reti imparano in questo senso, cioè nel senso che hanno tanti parametri al loro interno che poi in un qualche modo copiando quello che è il comportamento umano su quel dato vengono diciamo fissati fino ad arrivare a una soluzione che permette alla rete di funzionare in maniera buona o almeno insomma quando tutto va bene in maniera buona su nuovi dati, quindi dimostrare un comportamento predittivo nei confronti di dati nuovi. Nel caso del riconoscimento automatico dei manoscritti, l'idea è stata proprio questa, quindi di allenare reti neurali che fossero in grado di leggere il testo manoscritto e tradurlo insomma, in caratteri digitali. Il risultato, quando questo processo funziona, è che otteniamo una rete che è in grado di trascrivere nuovi fogli manoscritti dallo stesso autore o da autori diversi a seconda insomma, della tipologia di rete che viene utilizzata, a seconda del tipo di tecnologia. E giusto per insomma, andare un pochino più nel tecnico, senza esagerare naturalmente, e il tipo di tecnica e di tecnologia che utilizziamo noi, insomma, sia di Hackamore che in ImageLab come dipartimento di ingegneria, è un tipo di tecnologia che è ispirata alle reti neurali convolutive, quindi sono reti neurali che effettuano operazioni di convoluzione sull'immagine, quindi vanno a estrarre delle caratteristiche dall'immagine facendo delle operazioni di convoluzione e tramite una gerarchia di filtri vanno poi a estrarre delle caratteristiche sempre più di alto livello dall'immagine di partenza. Quindi possiamo immaginarci di vedere la nostra lettera manoscritta, avremo un primo livello convolutivo che va a estrarre cose molto semplici, ma possono essere i bordi della lettera, per esempio, le linee dritte, le linee curve, insomma, quindi elementi molto semplici, immediati di basso livello, e poi i livelli successivi che sulla base di questi output vanno invece a costruire delle predizioni più di alto livello e più complicate. Quindi c'è una gerarchia, un po' come c'è nel nostro cervello, di estrazione di caratteristiche visuali che alla fine arriva a poter dire ok, qui effettivamente ho riconosciuto questa particolare lettera, è una A, e quindi ho trascritto questa particolare lettera. Il confronto col cervello in realtà va detto che diciamo sussiste nel momento in cui diciamo che c'è una gerarchia, poi ovviamente una rete neurale, insomma come dico sempre io, non è una rete neurale biologica, è un insieme di moltiplicazioni matriciali in realtà, quindi è una cosa molto diversa, però sicuramente c'è un'ispirazione e come nel cervello c'è una gerarchia, quindi insomma in qualche modo sussiste lo stesso tipo di ragionamento in un certo senso. Tramite questa sequenza di operazioni alla fine arriviamo a tradurre il singolo pezzettino di manoscritto che abbiamo nel foglio. Poi ripetendo questa operazione naturalmente su tutta la linea si arriva a una trascrizione della linea e poi lavorando su più linee alla fine una trascrizione del foglio. E in tutto questo agiscono i filtri e le convoluzioni che ci sono all'interno della rete che non sono state fissate a mano, cioè non c'è stato nessuno che ha detto guarda questo filtro deve fare questa particolare operazione, ma sono parametri diciamo che sono stati imparati dalla rete stessa
emulando, cercando di emulare il comportamento umano. Un aspetto magari di cui che si tende sempre un po' a ignorare, ma che in realtà è molto importante, l'aspetto della notazione manuale, cioè questi algoritmi vengono definiti da ricercatori, ingegneri che ne studiano l'architettura, ne studiano quindi le capacità dal punto di vista funzionale, però per poter essere allenato hanno bisogno di, tra virgolette, studiare o imitare il comportamento umano, quindi c'è bisogno di umanisti in questo caso che ci dicano: guarda, in questo testo effettivamente in questo punto c'è scritto questo, questo e quest'altro, ed è poi a partire da questi dati che la rete impara e fa il proprio training. Se questo funziona, come normalmente succede, quantomeno si spera, si arriva a qualcosa che poi è in grado di lavorare su altri documenti e quindi risparmiarci del lavoro di fatto, perché abbiamo trascritto una parte dei documenti, il resto lo possiamo scrivere in automatico. Sì, tra l'altro, Lorenzo, aggiungerei anche questo aspetto, che in realtà hai parlato appunto delle reti neurali, della necessità, diciamo, anche per il computer e per un algoritmo in generale di allenarsi esattamente come fa il cervello umano, con una complicazione in più, e su questo magari chiederei a Sara di dirci come vede l'alfabeto un linguista, che è sicuramente diverso da come lo vede in qualche modo un ingegnere informatico, ma dicevo con una semplificazione ulteriore, perché parliamo di alfabeto al singolare, quando noi pensiamo all'alfabeto in realtà ciascuno di noi, senza rendersene conto, ne usa ben più di uno durante la sua vita, non solo perché legge in modalità diverse con cui una stessa lettera è restituita, banalmente pensando al computer, no? Lo stampatello, il tondo e il corsivo, ma anche appunto le scritture manoscritte che di fatto ognuno di noi adotta con un alfabeto che è di fatto personalizzato e siamo capaci molto spesso di riconoscere quello usato da altri e in epoche storiche anche magari diverse dalle nostre, oltre che ovviamente riconoscere il nostro. Ma su questo chiederei appunto a Sara, perché penso che lo sguardo di un umanista sull'alfabeto, che è un problema antico in realtà non solo per i linguisti ma per chiunque si occupi di discipline di ambito umanistico, guardare all'alfabeto evochi in realtà cose molto, molto diverse o parzialmente diverse quantomeno rispetto a un ingegnere. Quindi ti chiederei come, pur sembrando un po' ridicola come domanda, come guardi l'alfabeto? Sì, appunto volevo commentare mettendo insieme un po' di appunto pensieri che mi sono venuti sentendo voi e appunto sentendo Lorenzo raccontare viene spontaneo pensare qual è il ruolo appunto dell'umanista in tutto questo. Effettivamente quando si vedono questi sistemi di trascrizione automatica al lavoro ci si stupisce, si dice ok, adesso la macchina farà tutto e ci sarà sempre meno spazio per gli esperti, per esempio per chi lavora sui manoscritti. E in realtà i computer, scopriamo, sono solo dei bravi imitatori, ma di sicuro non degli inventori di alfabeto, per cui ci sarà sempre bisogno di un esperto che trascrive un po' di documenti e in realtà sulla base di questi documenti il computer impara a simulare quello che il trascrittore, l'esperto fa, per cui un computer non sa se un manoscritto è medievale e quindi le lettere vengono interpretate in un certo modo, non sa qual è la lingua in cui questo manoscritto appunto è stato scritto, non sa se una lettera è stata scritta il secolo scorso o ieri, non sa riconoscere le scritture di persone diverse o addirittura in lingue diverse, quindi tutto questo è conoscenza che il computer può imparare, ma deve partire dall'esempio delle persone, di chi questo alfabeto lo conosce, lo sa scrivere, lo sa trascrivere e quindi il computer poi impara ad imitarci, per cui appunto c'è ancora spazio per la conoscenza, servono ancora esperti linguisti, servono ancora esperti paleografi e al massimo appunto il computer ci può aiutare nella trascrizione iniziale e poi dopo un po' imparare dal nostro esempio. Su questo, Sara, chiamerei a questo punto diciamo l'ultima immagine che volevo commentare e chiederei a te di commentarla.
Perché forse siamo pronti, direi, dopo quello che avete detto, per fare un po' l'ultimo salto, che in parte è già il salto che si fa dalla luce all'alfabeto, per così dire, ma c'è un salto ulteriore dall'alfabeto o dai segni alfabetici o comunque dai segni, diciamo, che codificano dei suoni a qualcosa che un dizionario immediatamente ci richiama come quello che stiamo vedendo, cioè il problema del senso delle parole, quindi del loro contenuto di significato. So che, diciamo, con un linguista sfondo probabilmente porte aperte, ma ti chiederei di commentarci appunto che cosa c'è dietro questo passaggio che di nuovo per noi è banale perché è in qualche modo automatizzato, se vogliamo ormai appreso e consolidato nella nostra esperienza quotidiana, ma tutte le volte che lo dobbiamo insegnare invece a qualcun altro, può essere un figlio oppure un computer, ci rendiamo conto che il passaggio non è né automatico né semplice. Quindi ti chiederei su questa immagine di darci il tuo parere. Sì, allora questo è un po' il passaggio successivo, un po' quello che ci aspetta quando appunto abbiamo trascritto grandi quantità di dati, cioè avremo, se abbiamo un sistema molto efficiente che trascrive manoscritti, ci permette di velocizzare quello che faremo a mano e quindi in pochissimo tempo probabilmente avremo migliaia di pagine trascritte, però a questo punto si pone il problema di quello che viene chiamato poi il sovraccarico informativo. Cioè addirittura troppa informazione e devo capire come strutturarla, come renderla utile, come renderla fruibile. Quindi c'è un passaggio in più da fare, cioè capire che cosa c'è dentro questo materiale trascritto, perché quella è la chiave per capire come posso renderlo fruibile. E quindi c'è un passaggio che anche qui le macchine stanno imparando a fare. Grazie a algoritmi e tecnologie che sono molto simili a quelle della visione, cioè usando dei sistemi che apprendono da dati annotati manualmente, dati testuali, per cui noi abbiamo sistemi che, data una trascrizione, quindi un testo ormai in digitale con le lettere già riconosciute, riconosce quando gruppi di lettere formano parole, quindi dato un documento. Lo sa spezzare in frasi, sa riconoscere le parole, sa per esempio assegnare una categoria alle parole, per cui mi sa dire quali sono i nomi, gli aggettivi, i verbi, e a questo punto è in grado anche di dirmi, per esempio, le forme coniugate o flesse, a quale forma del dizionario, corrispondono. E ci sono, proprio delle sorte di dizionari, nella memoria dei nostri software, per cui riusciamo a ricondurre le singole parole. A una sorta di entrata del dizionario, quindi ha un senso. Facciamo un passaggio appunto che si chiama disambiguazione. A quel punto, una volta che abbiamo capito che cosa vogliono dire le parole nel mio documento, c'è il passaggio che consiste nel mettere insieme i significati delle diverse parole e ricostruire il significato di espressioni più lungo delle frasi, ma abbiamo, come dire, fatto un grande passo in avanti. Perché? Perché se per esempio io so in modo automatico capire di cosa parla un documento, lo so fare anche per grandi quantità di documenti, quindi posso indicizzare in modo automatico una collezione di testi o un archivio e a questo punto se li ho indicizzati per parole chiave, la loro navigazione diventerà più facile, quindi li rendo più fruibili, oppure posso capire quali sono le persone menzionate in dei documenti, posso capire quali sono i luoghi, posso fare delle statistiche sulle parole più usate, posso fare moltissime cose che appunto mi permettono una fruizione potenziata e anche in questo caso sì, il computer riesce a fare qualcosa di più rispetto all'umano. Perché sa in poco tempo estrarre queste informazioni da grandi quantità di documenti, mentre invece una persona avrebbe bisogno di leggerle tutte. E qui appunto è nato un po' quello che nelle Digital Humanities è noto come il paradigma del distant reading, cioè della lettura da lontano. Per cui mentre lo studioso, per esempio, di letteratura o di storia, diciamo, tradizionale, studiava le fonti, leggendole,
e quindi le studiava molto da vicino, in modo molto dettagliato, il computer offre una visione complementare che non vuole andare a sostituire quella dell'esperto, dello studioso, ma che gli permette di aprire delle domande di ricerca diverse e quindi di allargare il proprio campo anche di interesse, per cui offre una visione da lontano. Ci sono delle regolarità, dei pattern, come si chiamano in inglese, che emergono solo se, che io riesco a vedere solo se metto insieme grandi quantità di documenti. Se io guardo una collezione di documenti da lontano, vedrò magari delle relazioni tra i diversi testi che leggendo da vicino non vedo. E tutto questo appunto è possibile attraverso il computer, che per esempio se gli do in pasto un epistolario di migliaia di lettere, riesce a estrarmi la rete di persone che si sono scritte, riesce a individuarmi dentro questa rete quali sono le persone più attive, quelle che più tenevano in vita la corrispondenza, per esempio, in quali periodi si sono scritte di più, e quindi affiancando, diciamo, la ricerca qualitativa e un approccio invece più quantitativo, riesco ad arricchire il mio sguardo e credo anche appunto a fare un servizio allo studioso che ha molte più possibilità di ricerca rispetto a prima. E direi che hai, diciamo, nel tuo ragionamento c'è un punto che mi pare, insomma, importante sottolineare, poi per passare poi a chiedervi invece di farci vedere un po', diciamo, sul campo quello di cui ci avete parlato, e cioè la cosa che mi pare sottolineavi era come lo strumento, in realtà, come sempre capita nelle rivoluzioni scientifiche o in generale negli avanzamenti tecnologici, se governato e guidato, apre in realtà nuove possibilità conoscitive per l'uomo, quindi in realtà non toglie lavoro all'uomo, come ogni tanto in maniera un po' semplicistica, no? si tende a dire, cioè sviluppiamo nuovi algoritmi, nuovi sistemi, questi servono per lavorare di meno, in realtà servono per fare lavori diversi probabilmente e quindi di fatto qualificare l'azione della conoscenza e in generale le domande, le indagini che viene fatta sui documenti, ma più in generale direi sul mondo. È il vecchio problema, diciamo, dell'invenzione del cannocchiale, tanto per semplificare, però quando vediamo le cose in maniera diversa, più vicine, più distanti, come dicevi tu adesso, Sara, di fatto si schiudono nuovi orizzonti di conoscenze e anche nuove domande. In questo l'intelligenza artificiale non c'è in realtà nemica, ci può essere grande alleata e penso che appunto questo sia una considerazione che vada fatta, perché molto spesso in realtà diciamo, la tecnologia viene posta in contrapposizione con l'umanesimo, in realtà sono una enorme reciproca possibilità di crescita e soprattutto possono essere un matrimonio molto ben riuscito per la conoscenza dell'uomo. A questo proposito, anche per dare il senso, diciamo, a chi ci sta seguendo del tipo di lavoro che viene fatto concretamente e anche delle applicazioni, dei campi di applicazione che queste nuove metodologie possono avere, ho chiesto sia a Sara sia a Lorenzo di darci una sorta di piccola clip di navigazione guidata all'interno di uno dei tanti strumenti che maneggiano e che mettono a punto di fatto attraverso i loro studi e che oggi costituiscono quelle che vengono chiamate appunto le digital humanities, cioè l'umanesimo digitale. E partirei da Sara per ricollegarmi a quello che dicevi rispetto al senso delle parole e anche al fatto che le parole vengono aggregate, disaggregate, reinterpretate e messe in connessione tra di loro attraverso appunto i verbi, le altre parti del discorso che hanno un senso e che cambiano il senso. E su questo quindi ti chiederei di farci vedere uno dei prodotti, degli applicativi che sono stati messi a punto, in particolare in questo caso da Fondazione Bruno Kessler, dove lavori, per aiutare appunto la ricerca all'interno del senso dei discorsi, lo dico al plurale perché il mare in cui navigate è davvero molto ampio. Quindi a te la parola, Sara, per commentare questa breve navigazione che ci hai inviato.
Sì, allora ho fatto un piccolo video di una piattaforma che abbiamo sviluppato per rendere fruibile anche in un formato un po' pop, diciamo, la collezione di documenti pubblici di Alcide De Gasperi su cui abbiamo lavorato, che in realtà è molto grande perché sono più di 3.000 documenti. E qui sono varie viste che noi abbiamo incluso nella piattaforma di navigazione per appunto permettere un recupero dei documenti e delle informazioni un po' flessibile, per cui si può selezionare l'archivio in base a un certo periodo di tempo, ma anche una volta definito il periodo di tempo si possono vedere altri elementi, per esempio appunto come cambiano le parole chiave, quindi, oppure fare ricerche dentro il testo per vedere, non so, qui vedo che in un certo anno profugo viene nominato molte volte, per cui posso andarmi a studiare il sottogruppo di documenti in cui per quel determinato anno profugo veniva citato, posso cercare quali parole vengono più spesso associate a certi termini, quindi qui cerco gli aggettivi che compaiono insieme a guerra per cercare di capire come veniva connotato il concetto, quali tipologie di aggettivi venivano utilizzato. Posso vedere sempre magari giocando con la selezione temporale dei documenti, in quali periodi, quali persone venivano citate all'interno dei documenti e come questo cambia, diciamo, se io sposto la barra del tempo. La stessa cosa la posso fare andando a vedere i luoghi più spesso menzionati o la rete di persone che compaiono, che vengono menzionate dentro i documenti. Quindi in realtà noi abbiamo fatto un pre-processing semantico di tutto l'archivio, per cui abbiamo usato i nostri algoritmi per riconoscere i nomi di persona, per cercare di capire quando varianti di uno stesso nome venivano utilizzate nei documenti, ma in realtà si riferivano alla stessa persona. Siamo andati a capire quali luoghi erano menzionati e cercare di georeferenziarli, quindi di capire come mostrarli sulla mappa, perché anche i nomi di luogo possono essere ambigui. Siamo andati a estrarre i concetti chiave, quindi trovare dei modi, diciamo delle liste di parole per riassumere brevemente il contenuto dei documenti e poi dell'archivio e così via. Insomma, quindi abbiamo in questo modo cercato di dare delle chiavi di ricerca un po' più sofisticate, un po' diverse rispetto a partire dalla ricerca nel testo e basta. E quindi, insomma, speriamo che questa cosa sia servita per avere una vista originale, quantomeno su questa collezione di documenti, che altrimenti era difficile da governare. E sì, direi che davvero sì, le potenzialità per chi fa ricerca sono veramente molto elevate, perché come dicevi, il quantitativo di dati a disposizione davvero cambia la prospettiva e suscita nuove domande a sua volta. Chiederei invece a Lorenzo adesso di farci vedere una parte, diciamo, almeno del lavoro che in qualche modo è prodromico a quello che viene fatto da Sara sui testi, e cioè appunto la ricostruzione in questo caso dei testi nella loro materialità a partire dal materiale manoscritto, quindi dalla decodificazione, diciamo, di un alfabeto alla trascrizione appunto automatica. E chiederei anche a lui di farci vedere la piccola demo che ha lanciato di un programma, diciamo, che tra un po', penso il pubblico potrà anche fruire, con cui è invitato anzi di fatto a esercitarsi e a cimentarsi per sfidare, diciamo, il computer a vedere se legge meglio appunto dell'algoritmo allenato da Lorenzo. Quindi Lorenzo, ti chiederei di farci capire un po', diciamo, in maniera la più semplice possibile, ovviamente, che cosa vuol dire, che cosa implica allenare un algoritmo a leggere. Sì, allora adesso ecco, il video sta partendo. Allora, questa è una piccola demo che, insomma, come dicevi, rilasciamo a partire da oggi e è un piccolo, insomma, campione di testi che sono stati trascritti in maniera automatica e in questo caso rilasciamo un fascicolo di Leopardi, quello che vedete, insomma, è l'insieme delle pagine che costituiscono il fascicolo intero. E sarà su un sito web una demo pubblicamente disponibile e poi ecco, cliccando dentro la singola pagina poi si potrà non solo andare a vedere la pagina stessa e quindi insomma anche apprezzare il tipo di documento con cui abbiamo avuto a che fare, ma
insomma, il visitatore troverà nella parte bassa della schermata, come vedete, le trascrizioni effettuate dalla macchina. Quindi ognuna di quelle righe che vedete nella parte bassa è una trascrizione che è stata effettuata dalla macchina. Vedrete tra un po' nel video poi che è possibile fare il link tra la trascrizione e il pezzo della pagina dove quel testo è stato trovato. Quindi, per esempio, vedete Recanati 10 settembre 1819 corrisponde a quella parte, Stimatissimo sink punto a quest'altra parte, e così via. Quindi diventa insomma un modo, diciamo, tra virgolette, di leggere in parallelo il testo manoscritto dell'immagine con la traduzione dell'algoritmo. E chi insomma si, diciamo così, per curiosità si avventurerà all'interno della demo, chiaramente troverà degli errori, perché sono algoritmi di trascrizione, ovviamente, come la maggior parte purtroppo dell'intelligenza artificiale, non è perfetto. E quindi insomma, uno volendo, diciamo, potrebbe divertirsi a cercare tutti gli errori, però vedrà anche che la maggior parte delle trascrizioni sono effettivamente corrette, quindi si ottiene un risultato che, per quanto non sia magari un risultato, diciamo, pubblicabile, diciamo, come traduzione perfetta, però è un risultato in cui la stragrande maggioranza delle parole sono effettivamente trascritte in maniera corretta, e quindi potrebbe essere riportato, tra virgolette, la perfezione, cioè la trascrizione esatta con pochissimo lavoro, o comunque un risultato di trascrizione che non inficerebbe i task di più alto livello, che insomma di cui Sara parlava prima, che poi si possono fare sul testo digitalizzato. È appunto un'interfaccia web che, insomma, che abbiamo scelto di rilasciare a partire da oggi per il pubblico e per chi avesse la curiosità, insomma, di vedere. Poi l'idea è che, insomma, si arricchirà nel tempo, quindi insomma verranno rilasciate altre trascrizioni man mano che saranno disponibili, proprio perché insomma il lavoro di trascrizione chiaramente va avanti. E non solo, saranno aggiunti poi anche altri modelli di trascrizione, insomma, man mano che saranno disponibili. Quello che rilasciamo oggi è il primo modello di trascrizione che abbiamo fatto, e abbiamo, insomma, io, ma soprattutto devo citare gli altri componenti del gruppo di ricerca, che sicuramente ci hanno lavorato più di me, Silvia Cascianelli in particolare, insomma, che è la ricercatrice che ha seguito queste operazioni. E è un modello reti computive deformabili, quindi insomma un po' su, diciamo, aderente alla spiegazione che abbiamo dato oggi di algoritmi di questo tipo, e poi ne abbiamo altri un po' più moderni dal punto di vista architetturale che stiamo sviluppando, che poi quando saranno, insomma, pronti e accessibili verranno anche questi pubblicati, quindi insomma poi diventeranno in qualche modo anche un raccoglitore dei risultati dell'attività che si sta facendo in questo senso. Grazie Lorenzo, e tra l'altro aggiungo per chi ci sta seguendo che appunto parlavi di un rilascio, come dire, per il pubblico, e il link è disponibile sui canali legati all'evento, quindi diciamo il pubblico può sperimentare e potrà sperimentare anche appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sempre più come dire, appunto la possibilità di leggere automaticamente, per così dire, un manoscritto, ma soprattutto appunto di capire se il computer legge meglio forse di quanto leggiamo noi, o se ci aiuta a leggere quello che non sempre riusciamo a leggere. E a questo proposito, per avviarci verso la conclusione, farei una domanda appunto sia a te Lorenzo che a Sara, e partirei appunto legandomi a quest'ultimo aspetto che abbiamo toccato da quello che dicevi, cioè ti chiedo, mi pare che paradossalmente, e forse Sara dovrò chiedere il contrario invece, paradossalmente la trascrizione automatica di un manoscritto sia un'operazione che sicuramente aiuta o può aiutare il pubblico cosiddetto specialistico, degli studiosi, dei ricercatori, ma forse aiuta molto di più l'accesso alla conoscenza da parte del pubblico non specialistico. Ti chiedo se questo potenziale, come dire, divulgativo
e anche questo potenziale, mi verrebbe da dire, democratico, cioè che allarga la base e l'accesso alla cultura, sia di fatto, come dire, tra i vostri obiettivi, e se tu concordi in qualche modo con questa, analisi. No, assolutamente sì, nel senso che pensare in prospettiva di andare a trascrivere grandi quantità di manoscritti chiaramente ha un valore incredibile, e non solo in termini di ciò che può essere fatto con le trascrizioni stesse, ma anche proprio per la disponibilità stessa delle trascrizioni, e ha un valore proprio di fruibilità, nel senso che chiaramente digitalizzare in sé per sé dei manoscritti e renderli pubblicamente disponibili è un grande passo in avanti, e avere anche le trascrizioni ricercabili di questi manoscritti è sicuramente qualcosa in più che li rende più accessibili di fatto, perché poi quando, un po' come diceva Sara prima, quando si parla di grandi quantità di dati si può finire tranquillamente per non apprezzare la ricchezza, proprio perché specie dal non esperto diventerebbe difficile andarli a guardare tutti, o comunque insomma avere un'idea di che cosa c'è all'interno di queste fonti. Avere una trascrizione digitale ricercabile anche semplicemente, quindi anche con un semplice algoritmo di ricerca, cambia completamente la prospettiva, nel senso che rende accessibile anche al non esperto, appunto, anche al curioso, una quantità di dati, di conoscenze, di fatto, che prima non era tecnicamente inaccessibile, se vogliamo, perché chiunque avrebbe potuto aprire la pagina e magari provare a leggere, magari con qualche difficoltà, e in questo modo invece diventa iperaccessibile e disponibile a chiunque, quindi è veramente da questo punto di vista un'operazione che aumenta tantissimo l'accessibilità di questi documenti, di queste basi di dati. Ottimo, grazie Lorenzo, direi che penso che appunto questa prospettiva di allargamento davvero della fruibilità fondamentalmente di materiali che i saperi specialistici a volte hanno dovuto maneggiare in via esclusiva, non per, come dire, cattiva volontà, ma perché gli strumenti a disposizione per divulgare erano, se vogliamo, più scarsi e forse anche essi stessi meno accessibili e meno disponibili, questa nuova prospettiva davvero mostri come la parte, diciamo, l'applicazione delle tecnologie digitali al sapere sia davvero per certi aspetti una nuova possibilità di umanesimo, inteso come diffusione della conoscenza in maniera allargata. E su questo invece faccio una domanda, diciamo, volutamente e semplicemente provocatoria a Sara, per invece passare appunto dalla diffusione di testi, che naturalmente sono fatti per definizione per essere letti e compresi, al problema appunto della comprensione. E la domanda secca è molto, se vogliamo, semplice, così un po' da finale, è la seguente: quindi gli uomini non dovranno più capire nulla, capiranno tutte le macchine al posto nostro quando leggeranno un testo? Posso chiudere con un sì o con un no? No. Ovviamente, come dicevo prima, la macchina imita l'uomo, quindi la conoscenza che la macchina ha deriva dalla conoscenza, come dire, infusa da chi ha programmato questa macchina, oppure da una qualche struttura che noi insegniamo al computer a riconoscere, quindi comunque il modo di concettualizzare la conoscenza, il modo di cosa sono i sinonimi, come funziona la sintassi di una frase, sono tutte cose che il computer può apprendere e può anche replicare su testi mai visti, facendo delle analisi sintattiche anche di testi molto complessi, ma la base, la teoria sintattica, gliel'ha insegnata chi ha annotato certi testi e li ha fatti vedere al computer seguendo quella teoria, chi ha mostrato al computer che cosa sono i sinonimi, chi gli ha fatto vedere come si struttura una lingua, perché magari ha fatto leggere al computer giga e giga di testi in una certa lingua, e quindi a un certo punto effettivamente il computer riesce a modellare questa lingua. Però appunto è un
velocizzare, un supportare, però, come dire, la conoscenza viene ancora da noi. Quindi direi che possiamo, diciamo, concludere sicuramente dicendo che ci sono buone nuove per i lettori, ma bisogna continuare a leggere, imparare a leggere, ovviamente poi a leggere, e soprattutto è essenziale continuare a comprendere, cioè a porsi domande critiche, a non dare mai nulla per scontato, nessun risultato per scontato, men che meno quello che viene dalle macchine, che sono appunto, come diceva Sara, ottime imitatrici, ma forse pessime padrone da questo punto di vista, e direi che davvero le potenzialità che però questi nuovi mezzi e queste nuove tecnologie dischiudono all'umanesimo e in generale alla cultura e al sapere condiviso, democratico, allargato e il più possibile diffuso, siano uno stimolo e soprattutto una grande opportunità da cogliere e che vale la pena continuare appunto a coltivare. Ringrazio a questo punto, giunti alla fine del tempo a nostra disposizione, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Sara, Lorenzo, ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno, e l'invito è a continuare a mantenersi appunto sintonizzati sui canali di Ago e a utilizzare i tool che sono stati forniti oggi e in generale a continuare appunto a seguire queste iniziative, direi appunto a cercare di comprendere. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti, grazie. Buona serata.